Cioè, ci vorrebbe proprio un cambiamento culturale di passo, dice Nordio. Ma certamente, certamente sì. Tra l'altro io voglio chiarire sui dati, perché il dato che lei ha fornito è parziale, nel senso che quello che citava Fratoianni, sono calati i furti nelle abitazioni negli ultimi 3 anni. Sì, sono calati di qualche migliaio, ma siamo a 234.000 dell'ultimo anno. Andiamo indietro nel tempo, perché anche quello va guardato. Nel 2006 i furti in abitazione erano 140.000, cioè dal 2006, guardiamola così, In poi. in poi, sono aumentati del 65% i furti nelle abitazioni. E non è un caso, se i cittadini sentono un bisogno di cambiare una legge è perché vivono questo dramma, c'è poco da fare. Altra questione da chiarire subito, la nostra legge non prevede di armare nessuno, prevede soltanto che se io mi difendo dentro casa mia non vado sotto processo, lo diceva anche la Ravetto, non posso andare sotto processo io che vengo aggredito, devo andare sotto processo l'altro che Cioè, non viene a posso casa mia, andare sotto processo, sotto che viene aggredito processo, anche se nella anche se nella difendermi difendermi, ho ucciso certo, il bandito, il malvivente che è entrato ma in casa mia. certo, No, perché, attenzione, così ci se, capiamo. certo, perché se il malvivente sta scappando, io chiamo le forze dell'ordine perché il pericolo è cessato. E questo sia chiaro, noi ci mettiamo a sparare, a fare i pistoleri per le strade. Tra l'altro noi non cambiamo, col disegno di legge non è che cambiamo la possibilità di avere in maniera più facile armi Il oppure porto no, il d'armi, porto, insomma. non interveniamo. Discorso diverso è se sono in casa, come faccio a stabilire la proporzionalità tra offesa e difesa? Esempio pratico, entra qualcuno a casa mia moglie dorme, i miei figli sono nell'altra stanza, mi minacciano. Cosa faccio? Scusi, signor ladro, alla Brignano maniera, ha un coltello, quanto è lungo il coltello? Aspetti un attimo e vado in cucina, ne prendo uno uguale e mi difendo. È chiaro che mi difendo come posso, Certo. e se il ladro alla fine ha la peggio, non posso essere certo io a pagare e a finire sotto processo. Il tema è quello culturale, diceva bene Nordio, il tema è non che venga assolto al processo, ma che non ci sia il processo nei miei Allora, confronti. Questo è il tema vero. Aggiungo e concludo. cioè il Fratoianni è tema di legittimo. Messina è, Allora, non ci deve Fratoianni, essere scusa certo, Messina, no, ma scusa, per Fratoianni, mi introdurmi, fai completare, poi ti lascio la parola. figurati, Il parla tema, lui un po'. Fratoianni ha una posizione legittima. Il tema però è Beh. questo, non ci possiamo prendercela né con i magistrati né con i poliziotti, perché i magistrati applicano la legge, i poliziotti fanno rispettare la legge, il Parlamento, su istanza di cittadini, 2 milioni di persone, ha il dovere di esaminare la legge e poi decidere Vabbè, se poi. cambiarlo oppure no. Sai che ci vorrebbe, lo dico Che ci sempre, vorrebbe? un furto in casa di ogni parlamentare. Io ne ho subiti Ah, tre, subito tre negli ultimi 6 mesi, fortunatamente non c'era nessuno in casa, e poi vorrei vedere se il Parlamento si Se la occupa o no, reazione, dice, una sarebbe la volta per stessa. tutte, Cioè, della legge. chiamo la Scusami, replica a Fratoianni. i Parlamentari che non la vogliono, una perché cosa. visto che mezzo Ah, no, certo. Parlamento la Ma vuole, adesso rivolgiamoci a quella metà li che purtroppo dividiamo è in due maggioranza e che tromboni. non ce lo fa Perfetto, votare, benissimo, no? benissimo. Fratoianni, Fratoianni. Dopo l'augurio del furto in casa, ma a parte. No, però vabbè, a sì. Messina vorrei dire una cosa, al netto del fatto che naturalmente io sono perché il Parlamento esamini sempre le leggi in iniziativa Certo. popolare, ci mancherebbe. Ho detto che sono contrario a questa legge. Quindi N scusami la provocazione, hai votato il rinvio in commissione quando no, arrivate in aula o no, no? Perché no, no, poi no, contano che è i fatti, legittimo, che no? È c'entra? arrivata in Che aula cosa ed è stata c'entra? rinviata Che con un voto in ma commissione che che quindi cosa? l'ha Scusa, stoppata da Ravetto, ma parte che di tutta c'entra? la maggioranza. Ma Non che chiedo c'entra? se Ma sai come ha votato, ma la eravamo in parte sinistra aula, però, italiana, sinistra Fratoianni. italiana, Sì, voi, eravamo in sinistra aula. italiana, in Scusa, Parlamento, sinistra qual è italiana, la come ha posizione? votato? Io penso che quella legge non vada approvata e dunque Allora, utilizzo, no, ma l'ho detto, scusa, l'ha detto no, però chiaramente. c'è E allora una non ha differenza, neanche voluto che si aprisse la no, no, però discussione, c'è non una è. differenza tra il fatto che le leggi arrivino in aula, in Parlamento, nelle commissioni e che uno debba per questo essere obbligato a votare a No, però favore avete o a non votato usare. per rimandare in Ravetto, commissione, abbi cioè avete pazienza, evitato il però facciamo un attimo. dibattito. Utilizzo tutti gli strumenti Chiaro, per parlamentari evitare che il ho, che siano dibattito. ostruzionali, per impedire che una legge che trovo Chiaro, mi sbagliata piace, venga certo, approvata, sia come fai approvato. tu Io in altre Fratoianni, scusa, una occasioni. sua No, domanda. no, No, ma no, lo ma voglio, posso una sua seguire? domanda di principio. Fatemi dire Secondo una te cosa un prima. disegno di legge di iniziativa popolare, articolo 71 della Costituzione, merita di essere esaminato, poi può essere approvato oppure no? Oppure ritieni che Ma invece cosa debba vuol dire che sì? rimanere in un Esaminato quello cassetto? parlamentare? Rimanere in Ma un dirà che cassetto? sì, che deve Noi dire? ci Ma siamo, scusa, vabbè, ma voglio tu dire, sei questo, ma in questo è il Parlamento, scusa. tema. Ma Noi ci come siamo sei rivolti al in Parlamento? Presidente Posso della Repubblica per questo. Voglio ristabilire dire, l'ordine, io ho senza dubbi. come sta Fratoianni. Messina, l'esame si fa in commissione, finito quello in Sì. commissione si fa in aula, e come sta Messina, perché diciamo, il suo partito l'ha usato in tante occasioni, anche in modo molto netto, ci sono strumenti parlamentari che ognuno usa quando vuole impedire che una legge Sì. che non considera giusta arrivi in fondo e magari venga approvata. Dunque, chiudiamo qui questo, perché sennò non ci capiamo. Beh, C'è un insomma, punto di non è merito. proprio. Qual è? Io non ho detto che la legge di Messina muove, diciamo, modifiche al tema del Armarsi, porto sì. d'armi. Io sto dicendo un'altra cosa, che la campagna culturale, di cui anche Messina è parte, ma lo rivendica, la destra Sì. storicamente, Sì.
favorisce la rincorsa dei cittadini a prendersi il porto d'armi con le norme attuali, a tenersi una bella pistola in casa e a pensare che il problema sia difendersi da soli. Io penso che la legge attuale e l'articolo 52 in particolare, che ripeto è penale, già sì. stato modificato sì. sul tema della legittima difesa, consenta ai cittadini di utilizzare la legittima difesa nell'ambito delle norme previste. Mm. Aggiungo, il problema del processo, Messina, anche qui tu dovresti insegnarmi, vieni dalla storia di un partito che ha fatto, diciamo, della centralità del ruolo della magistratura una parte fondamentale della sua storia. Sono un po' sorpreso. Il processo non è mica la condanna, il processo è l'occasione nella quale la magistratura, cioè la legge, è chiamata a verificare fino in fondo come sono andate le cose. Perché tu dici, come faccio a saperlo? Non lo sai tu, non lo so io, non lo sai neanche tu che sei vittima, perché abbi pazienza, può pure capitare, ed è capitato purtroppo in qualche occasione, che tu scopri dopo che una cosa raccontata in un modo dai media o dai protagonisti era andata in un altro modo. La legge lo stabilisce in modo molto chiaro quali sono le possibilità di utilizzare in modo proporzionale gli strumenti della difesa. Dunque, o si allentano questi e dunque si rimuove la possibilità di verificare, ed è un'altra cosa che secondo me alimenta, lo ripeto per l'ennesima volta, la cultura del far west. Io allora, penso la che sia un grave errore. La posizione di Flatoianni merita rispetto, nel senso che la sua posizione la rivendica come la nostra. Il problema non è noi magistrati, il problema è che il magistrato si limita ad applicare la legge e lo fa in maniera discrezionale, come è normale che sia. Normale che sia. Tu ritieni come noi, io sono d'accordo che non abbiamo fiducia nell'analisi che viene fatta successivamente. Non è vero, io dico una cosa diversa, io non è che non ho fiducia nella magistratura, io dico una cosa diversa, me ne guardo bene, ma dico una cosa diversa. Che la vittima non dovrebbe mai finire sotto processo. Ma perché non si infida dell'analisi a posteriori che viene fatta nel processo? No, perché per principio io non posso finire sotto processo, anche se poi vengo assolto, perché mi sono difeso a casa mia. Ma questo è chiaro, almeno abbiamo messo. Te lo posso dire una cosa? Sono imputato perché è aggredito. Ce la fai in un tweet, volevo farvi vedere un'altra cosa. Io ho tutto il rispetto per le iniziative popolari, però visto che la nostra legge dice la stessa cosa ed è bloccata in commissione, lo dico anche a Messina, cerchiamo di mettere all'angolo la maggioranza che di fatto non ce la sta portando in aula. Portiamola avanti insieme.